Sì, volevamo vincere assolutamente perché eravamo rimasti un po' frastornati dopo la partita persa a Capo d'Orlando. I ragazzi hanno fatto una partita stupenda, tutti quanti, va merito a loro, hanno lottato fino alla fine e dico la verità che penso che sia giusto comunque ritornare a Capo d'Orlando e a questo punto vediamo un attimino si ribalta la situazione verso Capo d'Orlando. Sì, diciamo che ci davano per morti. Dopo la partita di Capo d'Orlando, tutti quanti, anche gli addetti ai lavori, i tifosi, gran parte, voglio dire, di chi ci ha seguito ci dava un po' spacciati. Anche questo modo, insomma, la società ha deciso di fare questo silenzio stampa, cercare di fare quadrato intorno alla squadra, perché crediamo che la squadra ha fatto un grandissimo campionato e volevamo ancora dare qualcosa in più. Mi fa piacere che il pubblico è tornato, c'era tantissima gente, questo dimostra ancora una volta che la società dall'inizio dell'anno ha lavorato bene e è sempre stata attenta su tutti i fronti, quindi va merito al presidente Mosconino che ha dato grande entusiasmo a questa città, grande entusiasmo alla squadra e ancora non è finita, bisogna andare a Capo d'Orlando. È una partita, sapevamo, una partita difficile, una partita contro una squadra che ha avuto un budget enorme. Credo che noi siamo forse al 50% del loro budget, con un po' di presunzione. Ritengo che se il presidente Mosconino mi avesse messo a me questo budget di Capo d'Orlando avremmo fatto una Lega 2. Ancora c'è molto da dire in questo campionato. Abbiamo dimostrato di essere vivi, di essere forti e credo che se andiamo con questo grande entusiasmo a Capo d'Orlando, seguito da un forte pubblico come c'è stata la partita d'andata, ancora possiamo dire la nostra. Direttore, da uomo di basket, questa squadra può vincere al Palafantozzi, Fortino inespugnabile? Questa squadra ritengo che ha affrontato queste due partite durante il campionato e la prima dei playoff con un fattore psicologico, forse qualcuno ha pensato che Capo d'Orlando fosse più forte. Non vince sempre la squadra più forte, ritengo che Capo d'Orlando ha sicuramente 12 giocatori che sono veramente invidiabili. Noi abbiamo 10 gladiatori, l'abbiamo dimostrato oggi e credo che se noi andiamo con la cattiveria, con quelle caratteristiche che ci hanno contraddistinto durante l'anno nel campionato, possiamo anche vincere. Vorresti dire qualcosa agli scettici che ancora non riescono a seguire la viola in B dilettanti pensando ai fasti della Serie A? No, sinceramente noi vogliamo ancora lavorare, crediamo che ci possono ancora essere grandi margini di miglioramento, c'è da potenziare questa società che può dare tantissimo a questa città, siamo sulla strada giusta, ritengo, quindi no, noi vogliamo dare i risultati, quest'anno stanno venendo, aspettiamo di fare ancora i bilanci, bilanci non è tempo, siamo alla prossima settimana. E poi ci siederemo e vedremo un attimino quale sarà il futuro della Viola Reggio Calabria. 10 gladiatori, facciamo pure 12, inseriamo il coach e il vice. Sì, diciamo 13 perché è stato anche un grandissimo pubblico, un grandissimo tifo. Io mi sono incontrato il giorno dopo che abbiamo perso a Capo d'Orlando, i ragazzi erano un po' delusi, ma anche noi, voglio dire, come società eravamo attenti, volevamo a tutti i costi questa vittoria, pertanto ha vinto il pubblico, ha vinto la squadra, ha vinto Alessandro. Alessandro ha fatto un grandissimo lavoro e ricordiamoci che comunque stiamo giocando con un giocatore in meno come Max Ruggeri, che credo che sia un giocatore che poteva sicuramente dare grandissima esperienza e grande qualità a questa squadra.